Bah, onestamente non mi sembra abbia aumentato un granché il livello dell'acqua, ma chi sono io per lamentarmi? Prendiamo un po' d'alga frizzante e non credo ci sia nient'altro qui, francamente. No, possiamo buttarci. Siamo riusciti dove? Ah, qui sotto! Quindi io posso tornare indietro. Da qui. Che strana conformazione hanno fatto. Particolare, veramente molto particolare. Non me l'aspettavo. Ma per niente proprio, ragazzi, per niente. Stranissima come conformazione del labirinto questa. No, Link, ti prego, no. Ok. Volevo solo cercare di capire. Ah, questo deve essere questo buco. Quindi questo, non lo so, sarà un buco che c'è qui, forse. Lo scopriremo, eh. Ho bisogno di quelli che fanno luce. I lucentini, i lofiucci di livello 2. Così almeno c'è un po' di luce. Perfetto. Fate il vostro, voi, non vi preoccupate. Sì, ma i nemici sono qui, non... No, vi prego. Non ci credo. No, non ci credo. Mi hanno chiuso qui dentro. No, non ci sto credendo. Io non ci posso credere. Allora, usiamo questa, 5 più 2, 5 più 2, e usiamo questa, dai. Ok, perfetto. Ma guardate voi. Devo avere degli alleati di questo tipo. Questa è nuova. Ok, stanno funzionando. Tu sei una pianta livello 2? La Decubababio. La Decubababio è bellissimo. Questi mostri vegetali inghiottono qualunque cosa capiti loro a tiro. Sono sempre vulnerabili se tirati. Fantastico. Io pensavo fosse il livello 2 di queste... Dove sono le piante che avevamo già? Avevamo preso delle piante carnivore, queste. Le Decubaba. E queste sono le Decubababio. Sono bio queste. Perfetto, benissimo. Sono soddisfazioni. Abbiamo anche la roba bio in Zelda. Bene, ottimo. Ce la volevamo far mancare, anche no. Quindi mi sembra giusto così. Non me ne ero accorto. Queste magnano soprattutto, mi sembra. Grandi. Grandi loro. Ok. Facciamo un po' di pulizia comunque. Da che ci siamo. Visto che ci sono anche un sacco di nemici qui in zona, vedo. Oddio, in teoria mi è abbastanza inutile liberare questa parte, no? Ci sto pensando adesso perché... Cioè, obiettivamente non c'è niente, quindi... Che me ne faccio? Nulla. Qui sì però, c'è uno scrigno. Wow, 100 rupie! Oh, se contiamo... Porca miseria! Pensavo di poterci passare liberamente, invece col cavolo. Se continuiamo così, dicevo... stavo per dire. Tra un po' possiamo comprare, possiamo acquistare l'ultimo miglioramento che ci mancava dalla dea. Credo fosse l'ultimo, non lo so. Quello per ampliare la borsa degli equipaggiamenti. Non so se era l'ultimo, ma possiamo comunque ampliarlo in via del tutto teorica. Ok, accendiamo pure questo braciere, che credo aprirà la porta. Ti prego. Ok. Ah, sì, come prima. Agganciamo, tiriamo su, lo tiriamo fuori d'acqua, perché sennò col cavolo che... Accendiamo e a posto. No. Dove... Ah! Mamma mia, questo era cattivissimo. Sapete che era più nascosto quello, a mio parere, a mio modo di vedere le cose, era più nascosto questo che quello nel centro della stanza, che era sott'acqua? Ho avuto più fatica a vedere quello. Poi, per carità, l'ho visto subito. Però mi sembrava più nascosto. Quando si dice nascondere le cose in bella vista, no? Tasto celeste. Anzi, blu. Il celestino, il grigio celestino deve ancora arrivare. Posso saltarla sta cosa? Tanto è sempre uguale. No? No, ok. Va bene, d'accordo. Che ho fatto? Non li dovevo accendere tutti? Ne bastava quello giusto? Sono sicuro di aver capito bene quello che ho fatto. Esatto, questo è quello per tornare indietro. Benissimo, vedete, siamo ritornati di qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora,
In teoria abbiamo la possibilità di salire noi, grazie a quel getto d'acqua. Tutto sta nel prenderlo quando è il momento giusto. Così. Bene, brava Zelda, tu sì che io no. Allora, ora sì che prima no, come volete dire voi. Qui c'è... Ah, una stanza addirittura con due scrigni. Qui invece abbiamo addirittura delle scale che portano qui e poi ci fanno ritornare qui che ci portano alla porta del boss. No, facciamo dall'altra parte allora. Preferisco fare questa parte. Dovrebbe... Non lo so, forse anche questa ci porta nella zona del boss, perché mi è sembrato di vedere un ingresso anche dall'altra parte. Però... Non lo so, l'altra mi sembra più di zona finale. Non credo ci sia, per la verità, una zona finale qui. Però, vuoi mettere? Non si sa mai. Ok, spostiamolo. Scrigno, ottimo. Le pozioni di nuoto per ora sono inutili. Abbiamo acqua ovunque, cioè non c'è bisogno di quelle pozioni di nuoto. Abbiamo modo di riprendere fiato davvero spesso. Molto spesso. Per ora. Poi vediamo, eh. Per ora. Allora, di qui ci siamo venuti. Qui ci siamo andati. Qui sopra è zona chiusa. Queste due sono combinate. E qui c'è uno scrigno in fondo. Per ora proviamo a salire un po' di qui. Questo mi sa che col cavolo lo spostiamo. Quella è una zona... dalla quale ci andremo di sopra. Nella quale, dalla quale cadremo. Ci cadremo di lì. Questi non li posso aprire. Ok, quindi mi sembra per ora una zona molto molto senso unico. Pensavo di avere 27.000 entrate, ma in realtà no. Vabbè, non è un problema, eh. Cioè, della serie. Ce la fai? Non è un guaio. Risolviamo così, se non si può fare altrimenti. No, aspetta. No, fidati. Togliti! Non mi far affogare qui sotto, ti prego. Per favore. Mi stava per far affogare, il marrano. Ce la fai? Ecco, perfetto. Esplodi pure. Grazie. Mi ero dimenticato che si poteva fare così, che facevamo prima. Ok, attivandolo così si fa effettivamente prima. Aspettiamo un attimo che secondo me qua giù sotto c'è l'aria. Quanto c'è mancato che non sbagliassi tutto. C'è la chiave del boss qui. Quindi ho preso la parte sbagliata con tutti i miei ragionamenti del cavolo. Grande Ale. Fenomeno di incapacità come sempre. Nei libri di storia lui sarà perfetto. Ok, allora. Benissimo. Citazione a Robin Hood. Perché non la conoscesse nel caso, si sa mai, io le dico perché, sai, si sa mai, non so più che quello che è in voga con quello che non è più in voga al giorno d'oggi. Perciò meglio specificare. Quindi, da qui ci riprendiamo un po' d'aria. Perfetto. Procediamo e facciamo... Perché dovrei far saltare questi? Vabbè, fai pure, per carità, non ti dico di no, ma... non ho capito... What? Oh, cavolo! No! Ma guardate voi per colpa di questo! No! Mamma mia, quanto ho rischiato! Ok, allora... Qui, poi te, poi così. Ci stai, no? Perfetto, poi. Io voglio provare a toglierli di mezzo, ragazzi, questi, perché... Potrebbe esserci qualcosa quassù. In realtà no, perché c'è questa parte? Forse per nasconderti il fatto che sei a riprendere fiato qui. Cioè che puoi riprendere fiato, vedete, in questa zona. Quindi, ok, va bene. L'importante... E essere riuscito a fare qualcosa di decente. Poi la mappa. Devo capire un secondo. Noi qua giù ci siamo stati. Poi siamo risaliti. Qui sotto non c'era niente, giusto? Io ci sono passato prima di lì. C'era l'acqua, ottimo. C'era l'aria, ottimo.
continuiamo a far saltare queste casse. È un peccato che ne posso tirare uno alla volta, perché costano veramente uno sfracello sti pesci boom. Costano 4. E noi per l'appunto con 3 possiamo utilizzare solo un costo di 4 alla volta, ok? Solo un nemico che costa 4 alla volta. Porca miseria. Ho troppa gente, vedo qua sotto. Grandi. Grande pesce boom. Qualcuno vuole... Mi ha preso pieno? No! Ok, se sto qui con lui forse... Non ci credo. Ale, curati, prego. Ale, curati! Mamma mia! Ho rischiato tantissimo! Questo... Mi aveva preso! È stato tipo un attimo, ragazzi. Un attimo. È stato un attimo. Non riesco a capire dove sono e non riesco a vedere i nemici. Ok, perfetto, preso. C'è quest'altro ora che è bassissimo. Riprendiamo questo ed attacchiamo anche lei, dai. No, non ora. E vai. Grande Link, perfetto. Anzi, sì, grande Link, era Link. In teoria era Link. Quindi posso dirlo, grande Link. Allora, abbiamo aperto quella zona di sotto e... Niente, questa stanza era questo. C'era semplicemente da battere con i nemici per aprire questa porta. Pensavo si potesse andare di sopra, invece no. Cosa cavolo? No, vabbè. Cioè, magna pure, non è un problema. Sto cercando di capire come premere questo tasto, francamente. Come lo premo? Ci metto sopra un macigno? Qualcosa? Tipo... Una roccia. Yes, è bastato, perfetto. Avevamo la possibilità di creare anche il macigno, volendo. Quindi non c'erano problemi. Ne manca in teoria uno solo, ma perché dovrebbe mancare? Cioè... Ah, forse fa esplodere la parte sopra? Forse tutto questo farà esplodere la parte sopra, credo. Avete visto? C'era una specie di... Un buro, praticamente. Esatto, guardate un po' dove siamo. Guardate un po' dove siamo. Benissimo, 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 benissimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Noi nel frattempo riprendiamoci un po' d'aria. E ora posso spostare finalmente questa maledettissima roccia, che prima era incastrata molto bene. E posso ritornare su. Perfetto. Quindi questo mi significa che io devo passare per forza alla sinistra ora, per completare qui la zona. Sì, 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 sì. Secondo me sfondiamo, l'avete visto. Secondo me sfondiamo sopra. Tra l'altro, in tutto questo, quante sta venendo lungo? Cioè, ormai avrò diviso in due. Ormai dividerò in due al 100%, perché non c'è più neanche l'opzione. Ormai divido in due questi episodi, perché insomma è già un bel po', quindi ok. Se sto qui forse riesco anche a non farmi prendere. Se magari non gli vai addosso, Ale. Mio! Grandi! Ottimo. Letto, per favore. Bene, riposati. Vai, Zelda. Tanto lui di qua, gli Octorok di qua non mi possono colpire, quindi sono a posto. Lì ce n'è uno, forse dovrei prendere Link e tirargli una freccia, in modo da toglierlo di mezzo subito. Ormai ci sono, riprendiamo tutti i cuori e poi ritorniamo all'attacco. Anzi, dai, questo non importa. L'ultimo non importa. Perfetto. Con gli Zora, con la velocità Zora. Riesco a fare questo. E questo lo possiamo fare solo perché abbiamo gli Zora, solo perché abbiamo la roba Zora, sennò col cavolo. No, 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 lui va tolto di mezzo. Non esiste, ragazzi, non esiste che io me lo ritrovi di tra le scatole, proprio, non esiste. Ce la faccio di qui? Sì, grandi. Ok, non me l'aspettavo.
domanda. No, non c'è mappa, quindi do per scontato che qui non ci si possa andare sotto all'acqua. Non so se sto facendo bene a darlo per scontato, però in teoria dovrebbe essere così. Ora, se io ti dico di colpirmi quello, tu lo fai? Bravissimo. Che cosa ho fatto? Non ne ho idea, ma l'ho fatto. Colpiscimi anche questo? Ce n'è uno sott'acqua. Vabbè, lo andiamo a prendere con un pesciozzo. Stavo cercando solo di capire se c'è altro qui dentro. Più che altro c'è la corrente che mi porta sulla destra, quindi qui c'è da stare attenti, eh. Addirittura basta il rollio. Basta il roll. Bellissimo, non credevo. Allora, casse qui e... anzi no, facciamo così per andare lassù. Ce l'abbiamo, la schiacciaforma. Usiamola, no? Dov'è l'ultimo? Ah, è di là. Proviamo con questa, con la piastrella. Magari ci arriviamo diretti. Quasi. È comunque andata meglio di quello che pensavo. Senti tu, non è che mi faresti flambé tutta sta zona? Io ci spero sempre e tutte le volte ci rimango malamente illuso che questo coso faccia, serva effettivamente a fare qualcosa, ma non serve a niente. Eppure ste, le casse prima le rompeva, perché ora non lo fa più? Qual è la differenza tra ora e prima? Non capisco. Io devo riprovare. Scusatemi, ma... ok. Oh, se ce lo lanci addosso, allora funziona. Bene, bene. Ci va lanciato proprio. Ci va... è come il pesce boom. Per farlo scoppiare va proprio accostato a quella, alla cosa che devi far scoppiare. Perché altrimenti non lo fa. Non prende il countdown della bomba. Bene, bene, bene. Ottimo. Ma sbaglio, qua sotto c'era qualcosa? Scusatemi, ma io, a me... io vi giuro... io... no. Questa piattaforma l'ho scambiata per qualcos'altro. Vabbè, d'accordo. Non è un problema, non è un problema. Vedete, tornare qui è proprio un attimo, quindi non ci sono guai. Grandi così, grande Zelda. Ora, Link, ti prego, fai il tuo lavoro, perché qui... toglila. Bene. Ne manca uno. Spero di riuscire a sistemarlo con questi. Spero veramente di cuore. Dai ragazzi, forza, eh. Forza, colpitolo ora. Grande lui. Aia. Dalla distanza. Malamente preso. Grandissimi. Ci fanno di cattiveria con piacere, ogni tanto loro. Ok. Ultimo. Yes. Sono utili. Li sto rivalutando in maniera enorme loro. Fino ad ora non erano mai stati così tanto utili. Ecco, non lo dirò mai più. Perché sono diventati qualcosa di utilissimo, veramente. Non me l'aspettavo proprio. Ma per nulla. Oh, prima di questo episodio quante volte li avrò usati? Una? Forse? Clamorosi. Più utili di quel che pensavo, vedete. Dovresti venire qui, grazie. È sempre un po' di energia, eh. Dovrei averlo, un frullato che mi dovrebbe rendere energia. Uno dovrei averlo. Quindi nel caso le cose si mettano male. Ah, non è che sfonda, è che arriva lì accanto. È la prospettiva, ma fregata anche in questo caso. Pensavo fosse sotto, invece era spostato leggermente più indietro rispetto a quel muro. Bellissimo. Grandi. Oh, ci siamo, eh. Ci siamo, ragazzi. Cioè, è la boss fight, eh. E io ho pochissima energia, tra l'altro. Questo potrebbe rivelarsi un grosso, grossissimo problema. Prima di entrare, fatemi dare un'occhiata. Ho preso tutti gli scrigni. Allora, piano 2 di sicuro.
qui non ci sono scrigni, qui non ci sono scrigni. Bella anche la cosa che ci sia mappa più bussola, cioè c'è tutto insieme, non c'è la... La mappa ti dà sia gli scrigni che la mappa effettiva del dungeon. Questa è una cosa molto più veloce, molto più rapida. C'è questa parte qui. No, ma io ci sono andato, è semplicemente scurita. Esatto, è scurita perché è il piano sopra. E qui ci stiamo per andare adesso. Bene, credo che abbiamo esplorato un po' tutto. Non penso manchi nulla. Com'è che nei dungeon Zora spesso ci si butta da un'altezza per finire sott'acqua? Succede spesso. È lui il boss. È quello che abbiamo visto all'inizio livello. E come lo batto? Pesce boom? Vorticomante. E con che musica, tra l'altro. Bellissimo. Ok, proviamo... No, proviamo così. Ok, fa esplodere. Se io te lo metto proprio davanti al muso. Anzi, facciamo sotto. Perfetto, gli è andato addosso. Vorrei prendere Link e iniziare a smazzulare. No, invece no. Ah, forse è questa la parte debole. Esatto. Immaginavo. Pesce boom, vai. Ti prego. Ho sbagliato io, scusate. Ok, almeno qualcosa ha fatto. E ora tocca a Link. Link. Va bene anche così. Ok, 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 ok. Poteva andare decisamente peggio. Farlo sarà un problema. Questo sarà un problema. Sarà un enorme problema. Ok, perché con Link qui facevamo in un attimo. Con i pesci bomba è un casino. Perfetto, il gioco mi ha sentito. Grandissimi. Oh cavolo. Quindi ora ci saranno zone nelle quali io non potrò più usare il pesci bomba. Come lo faccio a prendere? Con i volatili, immagino. Potrebbe essere un'idea. No. Sì, funziona. M'ha fregato. È di sotto. Attacca, attaccala lì. Grandissimo. E ora Link. No, bella questa boss fight. Veramente, veramente bella questa boss fight. Mi piace un botto. Carina, cavolo. E qui pesci bomba. No. Preso. Credo. Ma esplodi. Un'ora e un quarto per esplodere. Non ci arriverà a prenderlo. Perché mi ha tirato prima l'uragano. Aia. Questo non me l'aspettavo. Che vuol fare? Che staff? Mamma mia. Quanto è grosso. Siete due? Fate il vostro lavoro gentilmente. Siete due? Ma guardate voi. Lucio. Vai Lucio. Grande Lucio. Uno l'ha preso. Vai Lucio. Sì, grande Lucio. Grandi da qui. Yes. Bella boss fight questa. Molto varia. Molto varia questa. Meno male mi è venuto subito in mente di prendere la roba blu sopra, perché sennò col cavolo ne uscivamo vivi di qui. Ma col cavolo proprio. Bellissimo. Ma guardate voi quanti ne hanno messi a schermo di sti tri. Quanto saranno? Un centinaio. Bellissimi. Sembra quasi che formino una scritta quando scendono giù. Non credo.
Però sembra così. Sembra sia così. E anche questo squarcio è sistemato. Yes, abbiamo liberato gli Zora. Più che altro il pesce, Yabu Yabu. Chissà se ora mi darà qualche zona, la missione principale, altri squarci, oppure posso andare liberamente un po' in giro dove voglio. Sarebbe carino. Anche perché in realtà è abbastanza libero per ora. Cioè non ho mai trovato muri. Sono io che ho deciso di seguire però la storia principale senza andare in giro, ma io non ho visto muri al momento, eh. Perché il fatto di poter costruire le varie cose ti lascia una libertà estrema su dove andare. Le varie strutture, no? Con i trampolini, con i letti per farti le scale. Ti lascia libertà di esplorazione. Quindi magari la storia non va avanti, però tu sei abbastanza libero di andare un po' dove vuoi. Questa è una particolarità a cui ho ripensato un po' successivamente, non negli episodi iniziali, ovviamente. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. L'ho visto, Tri. Sì! Livello 4. Dovrebbe aumentare di 1, no? La quantità di oggettini, no? Ora posso fare di più. Costano meno. Non mi ha aumentato Tri, costano meno loro. Ti serviranno meno triangoli per ricreare alcune repliche con Y. Alcune però, non tutte, alcune costano meno. 5. Porca miseria. Bene. Forse riusciamo a potenziare la barra o me ne manca ancora qualcuno? Mica me lo ricordo. Ho parlato con i miei amici mentre stavamo richiudendo lo squarcio. Eravamo tutti d'accordo. Non ne avevamo mai riparato uno di queste dimensioni. Infatti vi ho visto, eravate una quantità estrema. Anzi, non immaginavamo neppure che gli squarci potessero diventare così grandi, se non ci fossimo stati noi ad occuparcene. È impossibile dire cosa sarebbe successo se tu non avessi sconfitto quel mostro, Zelda. Non abbiamo altro da fare in questa parte del mondo del nulla. Torniamo nel mondo normale, Zelda. Ok, va bene. Porta cuore. Bene. Siamo... Quanti cuori abbiamo? 3, 3, 6, 8 addirittura? Wow. Ma quello che cos'è lì dietro? C'è un teletrasporto per tornare via? Tipo qui? Ok. Sì, non vedo niente qui. Quindi presumo che possiamo tornare indietro tranquillamente. Non credo che nelle arene dei boschi ci sia niente di nascosto, a parte il portacuori, ovviamente, che non è nascosto, però te lo tirano davanti proprio, giustamente, perché sennò io lo perderei. Però, a parte questo, non credo ci sia nient'altro nelle arene. Forse tornandoci uno potrebbe provare, però non siamo in Dark Souls, quindi non credo. Oh, Zelda è tornata! Zelda, sei stata magnifica! Hai richiuso tutti gli squarci! Ma che ne è di Jabu Jabu? Abbiamo visto il pescione nel mondo del nulla. Una volta svanito lo squarcio, anche lui è tornato alla normalità, ve lo assicuro. Ma lei non credo ci senta. Ah, gliel'abbiamo ridetto noi. Dici davvero? Che notizia stupenda. Grazie, Zelda. Io e Drad siamo quasi coetanei e siamo entrambi a capo dei rispettivi villaggi. Tuttavia, anche se siamo simili, litighiamo di continuo. Forse è per via dei nostri ruoli che nessuno di noi due ha mai voluto ammettere una sconfitta. È stato così per molto tempo, ma ora... ci sono cose che né il popolo del fiume né quello del mare riuscirebbero a realizzare da soli. Diciamo che come minimo siamo stati entrambi troppo cocciuti in questo litigio. Adesso dici così, ma in fondo voi due siete spesso ottimi amici. No che non lo siamo! Ehi, Inawa, non dire stupidaggini! Come se la ride, Inawa, tra l'altro. Bellissimo. Ad ogni modo, ti dobbiamo molto, Zelda. Perciò vorremmo cogliere questa opportunità per esprimerti la nostra gratitudine. Sì, dicono di sì. Quindi, vabbè. Questo è Yabu Yabu, mi sa, che sta arrivando. Ammiraglia Kushara, Capitan Drad. Jabu Jabu è tornato a Piazza Laguna. Mi sembra giusto, è la sua tana, diciamo. Anzi, no, la tana è questa, è la piazza, è la sua piazza. Vieni, Zelda, andiamo. Su, forza, è tempo di festeggiare. È il minimo che possiamo fare per ringraziarti. Dammi il potere di nuotare, ti prego. Io qui pensavo di trovare zattere e invece non ne abbiamo trovate neanche una. Ma guarda te, avrei dato per scontato di trovare delle zattere da memorizzare qui, eh. Quanto è bello però, Jabu Jabu.
È bellissimo. Che bella questa scena. Forse è una delle più belle viste fino adesso, dall'inizio del gioco. Anzi, la più bella, secondo me, vista fino adesso dall'inizio del gioco. Si è fatto sentire anche lui. Benissimo. Grandi. Che quadretto, eh? Tutto pucciosissimo a livelli over 9000, ma bellissimo. Ah, che gli vuoi dire? Per ora è un gran gioco, c'è poco da fare. È semplicemente un grandissimo gioco per ora e basta. È fenomenale. Mi sarebbe piaciuto assistere a un'altra esibizione degli Zora. È bello che si siano riconciliati così. Non sei d'accordo, Zelda? Dove mi trovo? Che è successo? Ehi tu, vorrei chiederti delle indicazioni. Ah, è vero, c'era il generale dentro, è vero, l'avevamo visto, mi sa. Oh, ma ho dimenticato le buone maniere. Sono il generale Levante dell'esercito del regno di Hyrule. Ma ti conosciamo noi? Mi sono ritrovato a galleggiare in questo mare e sono giunto fin qui seguendo le note di una musica molto divertente. Non sapresti indicarmi la via per il castello di Hyrule? Eh? A guardarti da vicino direi quasi che... Possibile che tu sia... Lo sapevo, principessa! Chi avrebbe mai detto che ci saremmo rincontrati così? Ma queste sono le acque di Jabu? Come diamine ci sono finito? Che cosa? Non riesco quasi a credere che sia successo tutto questo durante la mia assenza. Quindi, al momento, la ministra ponente si trova a casa di questo Liu Berry? In tal caso, per prima cosa, provvederò a raggiungerla. Ma guarda, in teoria ci dobbiamo venire anche noi, perché dovrei avere abbastanza... dovrei avere abbastanza... pietre. Per potenziare la barra. Non abbiamo trovato tuo padre neppure dopo aver richiuso lo squarcio. Ehi Zelda, forse dovremmo andare a casa di Liu Berry? Eh sì, l'idea era quella. Prima di procedere ad andare da qualsiasi altra parte, l'idea era quella. E volevo vedere, soprattutto... Me lo dici da qualche parte quanti... cosi ho per potenziamento? 8! Me ne mancano due! No, peccato cavolo, ne mancano due! Dannazione. La mappa. Eppure qua secondo me si può scendere e si può andare qui. Qualunque cosa ci diranno, prossimo episodio io andrò qua, perché voglio vedere sta zona. Ma voi guardate quanto è grande sta mappa. Vi rendete conto? E c'è ancora tutta sta zona da esplorare, eh? Perché qui c'erano gli squarci, eccetera, cioè... È enorme ancora. Ne abbiamo fatto quasi nulla, cioè siamo all'inizio, tipo. Va bene. Prima di salutarci, allora andiamo da Liu Berry. Era questo, no? Sì. Così almeno sentiamo un po' che deve dirci e magari sblocchiamo la nuova parte di trama principale. Perché in teoria abbiamo completato la chiusura dei due squarci più grandi, ma presumo ce ne siano altri. Nel frattempo se ne siano spuntati altri. Se Tri si alza in volo, secondo me ne trova altri adesso. O magari no, eh? Che ne so. Oh, principessa Zelda, sei tornata. Dalla tua espressione deduco che hai qualcosa da raccontarmi. Capisco. Quindi, pur avendo richiuso gli squarci in varie regioni, non hai ancora trovato né il re di Hyrule né Link. Oh, mio sire. Dove potrete mai essere? Grazie ai vostri sforzi, i grandi squarci che piagavano la nostra terra sono spariti. Ne rimane soltanto uno, quello al castello di Hyrule. È lo squarcio dove siete finiti sia voi due che il re. Il nostro re è ancora là dentro. E mentre parliamo, quegli impostori spadroneggiano al castello. Generale Levante. Principessa Esimio Lubierri, ministra ponente. In qualità di generale del regno di Hyrule, non posso esimermi dall'intervenire. Come? E cosa vorreste fare? Agire, ovviamente. Smaschererò quegli impostori che stanno usurpando il castello di Hyrule. Dove va? Dove va? Aspettate, generale Levante, per l'amor del... Cielo. Non avevamo ancora finito di discutere. Non era il caso di essere così impazienti. Liu Berry.
Tanto assomigli a Impa, obiettivamente. Sei Impa coi baffi e le sopracciglia. No, sei Impa coi baffi, obiettivamente. Però vabbè. E ad ogni modo bisogna trovare anche Link, vero? Mm-hmm. Speriamo stia bene. Vuoi andare anche tu al castello, allora? Ricorda che i reimpostori e i suoi complici vogliono trovarti e giustiziarti. Dovrai procedere con la massima cautela. No. Io al momento ho altre idee. Voglio andare in altri lidi. L'ho detto l'altra volta, quindi per adesso presumo che andremo a sud degli Zora. Io devo vedere quella parte nella giungla, perché secondo me lì c'è qualcosa di effettivamente utile e importante da sistemare. Tra l'altro, la barchetta non ce l'avevamo, no? Noi da dare... No, io non avevo preso nessuna barca, vero? No, assolutamente no. Ok, ho controllato. Tante volte avessimo avuto qualcosa su cui mettere la nostra amica che voleva andare dalla Fata Radiosa. Stavo pensando a quello io adesso. Comunque, per questi episodi, perché saranno due, lo dividerò sicuramente in due come vi ho già detto, di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, noi ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, ovviamente se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. Noi ci vediamo alla prossima.